Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi porto al mare, ovvero quale giornata migliore per andare al mare e fare un volo con il nostro DJI Mini 3 Pro e vedere la natura che spettacolo può regalarci. Quindi venite con me e ci andiamo a fare un bel volo. Ragazzi, ma anche a voi capita la stessa cosa che succede a me? Io adesso non so quanti di voi sono possessori di un drone, che sia più o meno professionale, ma a me a volte prende proprio una sorta di vera e propria crisi d'astinenza, ragazzi. Sento proprio l'esigenza, il bisogno di andare a volare. È vero che lo paragonerei quasi all'esigenza, diciamo, di andare a fare uno stage al poligono. Sono due passioni che nutro da tantissimi anni ed è veramente una cosa di cui non puoi farne a meno. La passione non si ferma e non si comanda e non la gestisco, quindi nonostante ci sia il sole ma faccia veramente fresco, se così si può dire, non riesco a starmene lì con le mani in mano ed evitare di farmi un volo. Vi posso dire che il mare, ragazzi, è abbastanza una tavola. Ci troviamo a Ostia, sto sul lungomare di Ostia, adesso mi sposto in zona dove è possibile, dove è consentito operazioni di volo, nonostante stessimo, diciamo, in una zona abbastanza ristretta, con molte limitazioni. Sulle mappe di Flight c'è un piccolo spazio dove ci possiamo tirare su, a un'altezza massima, sembra, di 45 metri dal livello del mare, se non sbaglio. Dopo daremo una controllata prima di accendere il nostro drone e faremo un volo senza allontanarci tanto come sempre e rimarremo, diciamo, sempre nei paraggi, ma voglio vedere il mare, ho proprio l'esigenza di vedere il mare, fare un paio di foto, due belle clip e poi ce ne torniamo a casa. Ragazzi, un piccolo consiglio, nonché una piccola raccomandazione che mi sento in dovere di darvi: ricordiamoci sempre che nonostante controllassimo l'applicazione di Flight, quindi tramite il nostro smartphone in seduta stante nel luogo dove ci troviamo, controlliamo sempre che il comune o la zona dove ci troviamo non abbia imposto, diciamo, dei limiti al volo. Perciò cerchiamo di stare sempre al massimo del rispetto delle regole vigenti e delle leggi, appunto, che ci vincolano purtroppo nel nostro territorio molto per quanto riguarda le operazioni a noi piloti di droni. Detto questo, ci troviamo adesso un parcheggio, un posto tranquillo dove non ci sia nessuno e ci alziamo con il nostro drone.
sensazioni a caldo appena finito di volare, ragazzi, è qualcosa di veramente splendido, qualcosa di veramente magnifico. Una sensazione mia personale è che quando volo sul mare, ragazzi, fa veramente la differenza. Forse perché abbiamo uno scenario in movimento, non ci sono, diciamo, da fare foto e riprese statiche, come se fosse un bosco, se fosse, non so, una chiesa, un monumento o qualsiasi altra cosa del genere. Ma io ho un amore particolare per le foto e i video al mare. Quindi, ragazzi, io spero di aver fatto cosa gradita a portare anche questo tipo di contenuto qui sul canale. Ti lascio le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Lascia un like se il video ti è piaciuto e l'hai trovato di tuo gradimento. Ci vediamo alla prossima. Ciao!